Meno tasse, più crescita. E questo lo slogan della raccolta firme promossa da Forza Italia per promuovere una riforma del fisco capace di far ripartire occupazione e consumi del bel paese dopo la grave crisi generata dall'emergenza sanitaria. La postazione di Forza Italia è oggi in Piazza Sirena, Francavilla al Mare, ma nei prossimi giorni toccherà anche altri comuni abruzzesi, come ha spiegato il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia. Siamo qui oggi a Francavilla al Mare, è stato presente anche il nostro candidato sindaco Roberto Angelucci, lo saremo nelle altre piazze abruzzesi, nei capoluoghi e nelle città dove si torna al voto. Si tratterà di organizzare tra sabato e domenica della prossima settimana, saremo presenti sia la mattina che il pomeriggio a Pescara, Teramo, L'Aquila e Chieti, nonché a Roseto degli Abruzzi, Lanciano e probabilmente anche Vasto. Dobbiamo stabilire soltanto se farlo di sabato o di domenica. Comunque noi daremo comunicazione ufficiale dei luoghi dove si raccoglieranno le sottoscrizioni e degli orari per raccogliere le firme su un'iniziativa di Forza Italia che è appunto la riforma fiscale, che è un vecchio, antico cavallo di battaglia di Forza Italia, cioè quello della riduzione della pressione fiscale, con una serie di proposte che Forza Italia ha formulato anche al governo Draghi per cercare di risollevare l'economia nazionale. Già è prevista una ripartenza dopo questa estate della nostra economia. Noi siamo assolutamente certi che con la riduzione della pressione fiscale la prospettiva di crescita economica sarà migliore. Si tratta naturalmente di una serie di iniziative come la no tax area fino a 12.000 euro, la riduzione delle aliquote IRPEF rispetto a quelle attuali, un anno bianco fiscale, cioè noi pensiamo che per l'anno 2021 ci debba essere il blocco delle cartelle esattoriali visto quello che è accaduto in questo anno. Adesso ci sembra quasi tutto rientrato nella norma, anche se abbiamo ancora le mascherine, però diciamo che se si pensa soltanto a qualche giorno fa, a qualche mese fa, la situazione era davvero drammatica. Ecco, dobbiamo con una riforma fiscale come quella di Forza Italia risollevare l'economia nazionale.